acquisirà di fronte all'ennesima dimostrazione di incapacità della gestione del bilancio comunale con gli introiti della nuova IMU che tutti i cittadini tra i quali in Italia spereranno a pagare, che siano finalmente spesi per qualcosa perlomeno di concreto e di utile, dato che ormai non ci sarà più speranza che così non si paghi. Grazie. Grazie, buonasera. Io desidero sollecitare una segnalazione già effettuata circa un anno fa, forse di più, adesso mi ricordo bene, di un pericolo e di una criticità in via Genovesi, in Afori, nel quartiere di Afori. Via Genovesi è quella strada, la prima strada che incontra la parete del controviale del sottopasso di via Stesani. In questa via Genovesi, durante la realizzazione della metropolitana e del sottopasso, è stato realizzato il nuovo tronco fognario che è stato dirottato in questa via. E durante i lavori, i mezzi pesanti che hanno asfaltato il terreno e hanno scavato, hanno rimosso l'impianto elettrico via aereo e l'hanno lasciato così. Questa strada è a senso unico da via Calvi, conduce verso via Stesani di fronte a una parete che separa il sottopasso e in questa via si infilano degli automezzi pesanti, degli articolati, perché non è fornita questa via di segnaletica idonea. Si chiede ai presidenti dei settori di competenza di provvedere, perché ho già segnalato, non è accaduto niente, i cittadini me l'hanno sollecitato, di far mettere presso i settori la segnaletica e far ripristinare l'impianto, i cavi elettrici che si sono abbassati notevolmente e per evitare il peggio, perché quando entrano questi camion, questi autotreni in questa via, poi non riescono più a girare perché la strada è stretta, incontra una parete, devono tornare indietro e crea dei problemi alla cittadinanza. Si chiede con urgenza di provvedere in merito a questo. Grazie, buonasera. Grazie consigliere Gesmundo, era l'ultimo intervento. Ricordo a Laura quello che ho detto durante l'ultima conferenza dei capigruppo esattamente di giovedì scorso. Due cose: uno, sull'atteggiamento da tenere in aula, ribadendo in quella sede che chi non è interessato al dibattito può tranquillamente e agevolmente uscire dall'aula e permettere a chi resta invece di ascoltare, soprattutto permettere a chi fa l'intervento di poter intervenire senza dover essere interrotto dal suono della campanella in maniera, diciamo così, sistematica, perché è abbastanza fastidioso. Avevo chiesto ai capigruppo di sensibilizzare ciascun consigliere, ma diciamo dall'inizio del consiglio non mi sembra che la sensibilizzazione sia servita a qualcosa. La seconda cosa riguarda i tempi, lo ricordo, l'ho già detto in altre occasioni, l'ho ribadito anche all'ultima conferenza dei capigruppo, bisogna stare nell'ora, quindi io vorrei evitare di arrivare nei prossimi consigli a interrompere chi parla dicendo è scattata l'ora, cioè sono le 9 quindi gli interventi vanno interrotti. Quindi chiedo a tutti quando intervenite di essere particolarmente sintetici in modo tale da garantire la possibilità di intervenire a tutti, ma di garantire anche l'andamento del consiglio così come previsto dal regolamento, cioè di poter iniziare alle 9. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Simi, Viganò, Abbiati. Non c'è? Il Luzzi, Abbiati c'è, il Luzzi. Allora, gli scrutatori sono il presidente Simi, il capogruppo Viganò, il capogruppo il Luzzi. Passiamo alla ratifica dei verbali, vado da ratificare il 97, 99, 102 e 103. Non ci sono interventi, li diamo per ratificati. Passiamo al punto numero 1, mozione relativa a Milano Ristorazione, la parola alla proponente, la Presidente Anna Santoiemma. Grazie Presidente, io la do per letta perché l'avevo già letta quando l'ho presentata.
presentata. Dico soltanto che questa mozione vuole essere un modo per sollevare il problema dei rifiuti, di tanti rifiuti che generano le mense scolastiche a Milano, delle tonnellate di plastica che si vedono ogni volta davanti alle scuole quando finisce l'ora della mensa. C'è una direttiva della Comunità Europea molto importante che già dal 2008 chiede agli Stati membri di ridurre la gestione dei rifiuti. C'è anche il decreto del Green Public Procurement del 2008, il decreto ministeriale che chiede alle società che gestiscono le mense scolastiche di sostituire la plastica con stoviglie riutilizzabili, e in più anche la Regione Lombardia delle indicazioni in tal senso. Quindi chiedo a questo Consiglio di dare un messaggio forte al Comune di Milano per eliminare la plastica e sostituirla con materiale sostenibile. Grazie. Capogruppo la terza. Sì, allora era per per mostrare il nostro essere favorevoli a questa mozione, e mi chiedevo cos'è successo al consigliere Santoianna, se ha litigato con la presidente della commissione educazione, cioè visto che è in maggioranza e nello stesso gruppo della presidente educazione, perché questa mozione non è stata portata come lavoro della commissione, anziché come, visto che era comunque qualcosa con cui avevamo parlato, forse anche in una commissione avevamo anticipato l'argomento e insomma, eravamo d'accordo, quindi solo questa nota. Consigliere Bina. Grazie. Nulla da dire sulla mozione.